Ah, siamo qui oggi il 2 novembre, sera sono le 9:20. Questa qui è la Limited di Halo 4, pagata 80 euro. E è stato rotto il Day One. E adesso andiamo a vedere cosa contiene questa Limited di Halo. Allora, intanto devo dire, la confezione è molto bella con il numero di serie a 6 cifre. Ok, allora vediamo un po' come si apre. Ok, non vedete come si apre. Ok. Ah, ok, da dietro si apre. Ok, devo dire che non è proprio comodissima da aprire. Oh, ok, ecco sfilata. Ah, bello, con il simbolo dell'UNSC. Questo è con la calamita. Ah, allora iniziamo a tirare, tiriamo fuori tutto. Naturalmente questo è il primo, è il gioco, 2 CD, uno per la campagna, uno per il live. Questa, la confezione, devo dire che è veramente tanto bella, tutta in bianca con delle fantasie, con tecnologie Covenant, è sempre il simbolo dell'UNSC. Poi possiamo trovare un non so cosa, ad essere sincero. Oh, figo. Oh, con dei 14 giorni per il live, per la 360. Questo è For One Unto Dawn per la serie TV di Halo che uscirà a breve. E questi dicono quello che i contenuti speciali che includono, cioè una skin per il fucile, la skin per il corazza, le avatar per il giocatore, le specializzazioni, nuove mappe multiplayer che se no possono essere acquisite, il pass stagionale per 3 pacchetti mappe da 3 mappe per uno, che in un altro modo il pass stagionale può essere pagato 2000 Microsoft Points, poco più di 20 euro. Poi andiamo a vedere che altro c'è. C'è una mappa? Fico. Ah, c'è una mappa con tutti i tipi di armature e tutti i dettagli dell'armatura di uno Spartan. A questo punto sappiamo che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 specializzazioni, dovrebbero essere. Ok. Un po' di poster. A questo punto abbiamo questa cosa che non so cosa sia. Andiamo subito ad aprire. Non so se andava aperto così. Ah, figa. Una lettera da inviare teoricamente al servizio UNSC. Che naturalmente. Ah, si apre. Figo. Sì, difatti. Nome in codice. Assegnato a, assegnato da, data assegnamento, località missione. E qui in precedente vi sta un foglio con i dati strategici di una battaglia che bisognerà affrontare. No, figo. Questo poi sarà da leggere. E infine, oltre a tutti questi contenuti, abbiamo un diario, diciamo, segreto. Che, porco Dio, no, ne ho idea. Ah, ecco. Questo inoltre sia un diario con tutti i dati, con delle armi e molto altro, i dati, il peso, la gittata, il costo, ah, anche il costo per il live. Quindi bisognerà anche Grazie. vedere quanto, come funzionerà, diciamo, l'acquisto degli oggetti live, perché io ho giocato solo un po' di personalizzate. Ultimi foglietti da Hoya. Ci sta un biglietto con "sto ancora cercando ma ho trovato questo in rete.
Si è ammesso motore in questo affare, allora questa lettera è per lei, dico bene? Che credo che comunicazione riservata ONI. E credo che c'entri qualcosa con la storia. E in più abbiamo un foglietto da aprire con gioco di guerra riepilogo sessione, che credo sia, diciamo, una schermata dei titoli dei giochi di guerra, cioè nuove operazioni COP che ci saranno in Halo 4 e che verranno periodicamente aggiornati. E va bene, questo è tutto. Questo è l'unboxing di Halo 4.